Piemonte è terra di grandi vini rossi, però all'improvviso si scopre che esisteva anche un vino bianco che si è quasi perso. Il nome era Nascetta o Nascetta, secondo come lo si voglia dire in italiano e in piemontese. Un vitigno storico che ormai è coltivato quasi principalmente soltanto nella zona di Novello. Ieri una degustazione con 6 tipi di questo vino. Oggi siamo in un'azienda qua a Monforte d'Alba che è uno dei 6 produttori, un'azienda che però produce anche Barolo. Qua esattamente dove siamo? Qui siamo a Costa di Bussia, nella zona della Bussia, quindi uno dei principali, una delle principali zone vocate per il Barolo. Chiara Rinaldi, allora abbiamo parlato di Barolo, intanto quali sono i tipi di Barolo che producete qua? Noi a Costa di Bussia produciamo 4 tipi di Barolo diversi: il Barolo Bussia, il Barolo Campo dei Buoi, il Barolo Arnulfo e il Barolo Riserva. Voi però avete anche un'altra azienda dove si produce la Nascetta. Sì, con l'azienda San Silvestro, che si trova appunto a Novello, produciamo la Nascetta Guercina, che si trova proprio nella zona della Guercina, prende il nome da un lago e il vitigno è particolarmente influenzato dal microclima che si crea grazie a questo lago Guercina. Siamo a Novello, una patria del Barolo, ma soprattutto in questo caso della Nascetta. I fratelli Daniele e Savio, diciamo l'esperto della Nascetta che si è riscoperta e si è iniziata a produrre intorno al 1990-1994. Sì, diciamo quelli sono stati gli anni in cui è ripartito tutto il discorso su un vitigno che esiste da secoli a Novello, che poi era un po' conosciuto fasi alterne e che era un po' caduto poi nel dimenticatoio, mantenuto da qualche 3 o 4 viticoltori qui a Novello a livello di piccolissimi vigneti o qualche pianta. E all'inizio degli anni 90, con appunto l'interessamento da parte dei produttori di Novello, in primis Elvio Cogno, e siamo arrivati poi anche mio fratello a produrre qui, con il comune che ha incaricato anche una ricerca. Un vitigno che però ha un disciplinare particolare. Sì, è un vitigno che nel tempo è riuscito a conquistarsi uno spazio ufficiale, quindi siamo partiti dalle prime produzioni pionieristiche come vitigno ancora non riconosciuto e non registrato a catalogo, quindi è stato un lavoro di circa 10 anni che ha portato a questo risultato nel 2001 con il riconoscimento ufficiale del vitigno. Con il fratello Mauro invece parliamo del Barolo che voi producete anche, ne producete di 3 tipi. Sì, noi abbiamo la fortuna di coltivare 3 menzioni geografiche aggiuntive, 2 nel comune qui di Novello e 1 nel comune di Barolo, quindi il nostro obiettivo è sempre di portare in bottiglia la differenza che arriva dal vigneto ed è questa la scelta che abbiamo fatto quando siamo partiti in questa piccola avventura.